Luca, Evangelo di Luca dal capitolo 10, dal verso 25 fino al verso 37. A Dio vada la gloria. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Ed egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: Chi è il mio prossimo? E Gesù gli rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. E per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, lo vide ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto in quel luogo lo vide ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio, vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. E il giorno dopo prese i due denari e li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nella roba? E quelli rispose: Colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore, perché la tua parola è meravigliosa e veramente nessuno ha mai parlato, Signore Gesù, come tu hai parlato. E ancora questa sera ti vogliamo chiedere che sia tu a parlare, Signore, mediante la tua parola, mediante l'unzione dello Spirito, e che i nostri cuori, le nostre orecchie possano essere ben disposte per ricevere ogni cosa che verrà da te. E ti diciamo grazie sin da ora, nel nome di Gesù. Benedetti le tre. Amen. State comodi, gloria a Dio. La parabola del buon samaritano che Gesù racconta, molto bella e molto istruttiva, è detta a seguito di una domanda che viene fatta da parte di un dottore della legge. Una domanda fatta, come abbiamo letto, per mettere alla prova Gesù, per prenderlo in castagna, diremmo oggi. Una parabola che però alla fine metterà con le spalle al muro questo dottore della legge, mette poi in fin dei conti tutti quanti noi con le spalle al muro. Perché la domanda di questo uomo fu chiara: Maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Un po' la domanda anche del giovane ricco. E la risposta di Gesù fu una risposta che mise in difficoltà questo uomo. Perché? Perché, essendo lui dottore della legge, Gesù gli controbatté facendo a sua volta una domanda, dicendogli, tra parentesi: Scusa, tu sei un insegnante, tu sei un dottore della legge, vieni a chiedere a me quello che bisogna fare per essere salvati. Cosa leggi? Cosa hai studiato? Cosa ti è stato insegnato? E il dottore della legge giustamente risponde, e risponde come è scritto nella parola di Dio, cioè: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù gli dice: Ottimo, hai risposto bene. Si invertono i ruoli, da interrogato, quale Gesù era, diventa improvvisamente insegnante, docente di questo dottore della legge, il quale nel rispondere si sentì un po' una coda di paglia, evidentemente, soprattutto in relazione all'amare il prossimo come te stesso. E da cosa lo capiamo? Beh, lo capiamo dal fatto che lui, volendosi giustificare, l'abbiamo letto nel verso 29, disse: Chi è il mio prossimo? Come per dire, chi è il Signore lo so, chi è Dio l'ho studiato, però mi sfugge al momento chi sia il mio prossimo. In realtà lo sapeva bene, appunto lo disse per giustificarsi. E sicuramente lui era coscio del fatto che amava Dio a modo suo, ma non amava il prossimo suo.
perché se non avesse amato non avrebbe fatto quella domanda. E qui torna quel principio che troviamo anche poi nelle epistole, ed è un principio che tutti quanti noi conosciamo: è facile amare Dio che non vediamo, è più difficile amare il prossimo che vediamo. Ma Giovanni, nella scrivere la sua epistola, dice che non possiamo dire di amare Dio che non vediamo se non amiamo il prossimo nostro che vediamo. Perché l'amore verso Dio è innanzitutto amore verso l'uomo. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E se noi diciamo di amare Dio, dobbiamo amare la sua creatura, vale a dire gli esseri umani. Amarli, perché li dovremmo amare? E soprattutto chi dobbiamo amare? Ed è un po' il motivo per cui Gesù risponde con questa parabola. Risponde parlando di un uomo, di un giudeo che scende da Gerusalemme verso Gerico e che incontra per strada dei ladroni che lo lasciano ferito, mezzo morto. E ad aiutare questo uomo non saranno dei giudei, dei suoi connazionali, ma un samaritano. E i samaritani all'epoca, lo sappiamo, erano nemici giurati dei giudei. Nel senso che tra samaritani e giudei non si andava d'accordo. Che ci vuoi fare? Ci sono queste rivalità ancora oggi, ci sono nella nostra nazione tra città e città. Io ho studiato a Messina e ricordo bene che tra messinesi e reggini, ecco, non tra i credenti, sia chiaro, ma in generale non correva proprio buon sangue. Ma questo non riguardava soltanto quelle due città. Se si va ad esempio in Toscana, tra pisani e livornesi non è proprio un idilio quando si incontrano. Queste rivalità c'erano allora, ci sono tuttora, e quello che Gesù sta dicendo, se volessimo portarlo ai nostri giorni, è che quando questo uomo che si trovava per strada, facciamo finta un reggino o un pisano, si trovava, venne malvenato, venne picchiato e lasciato mezzo morto, di là passò un altro reggino e fece finta di non accorgersi. Ne passò un altro ancora e si girò dall'altra parte. Arrivò un messinese e si prese cura di lui. O se fosse stato un livornese, arrivò un pisano e si prese cura di lui. Perché questo lo disse Gesù? Perché Gesù voleva far capire che amare il prossimo non significa amare le persone che ci fanno del bene. Perché quello siamo capaci tutti o no? Anzi, è un principio quasi naturale. Fai del bene a chi te lo fa. Amare il prossimo, secondo la parola di Dio e l'insegnamento cristiano, significa amare invece coloro che sono teoricamente nostri nemici, coloro che magari ci hanno fatto anche del male. Ed è qualcosa che sicuramente non è facile, anzi, secondo me è molto difficile. Perché a livello teorico è una verità sulla quale tutti siamo d'accordo. Fino a quando non devo voler bene o amare una persona che non mi ha fatto del male, sono bravo a predicarlo da dietro un po'. Poi però nella vita succede che qualcuno ti fa del male, succede che qualcuno ti prende in antipatia, forse ti maltratta anche, e lì diventa più difficile, perché lì cominciamo un po' come il dottore della legge a giustificarci, a cercare cioè delle scorciatoie, delle scamotage per evitare di praticare questo principio che Gesù, a dire il vero, aveva detto chiaramente anche nel in una, altrove, quando ci fu il famoso sermone sul monte, riportato nel Vangelo di Luca, ma in modo ancora più chiaro è riportato nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, dal verso 43, quando Gesù dice, leggo testualmente: voi avete udito che fu detto ama il prossimo tuo, ma, e questo era scritto, e odia il tuo nemico. Questo lo avevano aggiunto i farisei, la tradizione rabbinica. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Perché lui fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste. E quindi nel parlare ora con questo dottore della legge, che forse questo discorso l'aveva anche sentito e proprio per questo si trovava in difficoltà, Gesù presenta questo messaggio. Un messaggio forte, un messaggio che imbarazzò sicuramente questo dottore della legge, è un messaggio che imbarazza anche noi, perché ripeto, noi non è che siamo molto diversi da questo dottore della legge. Delle volte cerchiamo di evitare, di applicare perlomeno alla nostra vita quello che la Bibbia insegna. Eppure stasera vogliamo dire al Signore che Dio ci possa aiutare ad amare anche i nostri nemici, ad essere come quel buon samaritano, in altre parole. Perché di persone ferite, che magari ci hanno ferito noi prima, ne incontreremo tante nella nostra vita. E quando questo accade, sapete, la nostra natura, che è stata rovinata dal peccato, ci spinge a fare una cosa molto semplice, vale a dire servire quel piatto freddo che si chiama vendetta. E quindi prenderci la nostra rivincita, la nostra rivalsa, poter dire adesso si vede quello che potrà succedere. Ma il Signore ci aiuti. Ci aiuti ad essere saggi da poter praticare la parola di Dio. C'era un uomo di Dio, un certo Davide, era re di Israele. Il Signore l'aveva unto, l'aveva chiamato a svolgere questa funzione. E questa funzione lui la arriverà a svolgere. Nel frattempo, però, sul trono di Israele c'era un re che si chiamava Saul, un re malvagio, un re cattivo. Proprio per questo il Signore aveva unto Davide come suo successore. E questo re, che aveva capito che Davide avrebbe preso il suo posto e nel quale era entrato uno spirito che non veniva da parte del Signore, ma era uno spirito che lo rendeva ansioso, iroso, agitato, lo spinse a prendere in odio Davide stesso. Al punto tale che, dice la parola di Dio, lo inseguiva e cercava in tutti i modi di poterlo uccidere, perché Davide era per lui un nemico. E in due circostanze accadrà che Davide, mentre viene inseguito da Saul, avrà l'occasione di poter uccidere Saul stesso. Perché nell'inseguire Davide, Saul entrerà in una spelonca, si riposerà, e in quella circostanza Davide, che ne era a conoscenza, entrerà nella spelonca e avrebbe potuto, mentre lui dormiva, tranquillamente sguainare la spada e ucciderlo. È il Signore che me lo mette tra le mani. A dire il vero, questo gli venne detto anche da parte di alcuni suoi collaboratori: vai, uccidilo, il Signore te l'ha dato nelle mani. Ma Davide, che non era un cristiano, perché tutto questo avviene prima della nascita, della morte e della risurrezione di Cristo, aveva però dentro di sé lo Spirito di Dio. E quando ebbe l'occasione di fare questo, disse: mi guardi il Signore dal toccare l'unto dell'Eterno. Se vendetta dovrà essere fatta, non la devo fare io, la farà il Signore per me. E Davide in quell'occasione tagliò semplicemente un lembo del mantello. E quando uscì fuori, dice, con le mani tremanti, perché si sentiva quasi in torto nei confronti di Saulo, chiamò da lontano gridando Saulo e gli disse: vedi, se io avessi voluto, ti avrei potuto uccidere. Ora ho tagliato soltanto questo lembo del mantello affinché tu possa capire che io non ti ho in odio e che l'anima mia, anzi, è attaccata a te e che io voglio il bene tuo e che non voglio in nessun modo farti del male. Ecco, questo sentimento di Davide è il sentimento che dovrebbe essere nei nostri cuori. Ed è il sentimento che fu poi nella vita di questo samaritano, che per carità è una parabola, ma rappresenta in fin dei conti quello che noi dovremmo fare nella nostra vita. Quando qualcuno è nel bisogno, quando una persona si trova nella difficoltà, amico, nemico che esso sia, dovremmo essere pronti anche noi ad operare e ad agire in favore di quella persona. Era un uomo questo, che stava scendendo da Gerusalemme verso Gerico e che si imbatte inevitabilmente in dei briganti. Ora, la figura è interessante, permettetemi questa breve digressione, è interessante perché ci fa vedere, in altre parole, tutte le persone che in questo mondo stanno vivendo una vita che li porta sempre più lontano da Dio. Perché Gerusalemme, la capitale di Giuda, era anche il luogo dove si trovava il Tempio del Signore. Mentre Gerico, che si trovava più in basso a livello di altitudine, era una città che Dio aveva maledetto sin dall'antichità.
quando Giosuè insieme al popolo di Israele l'avevano conquistata, e aveva detto: maledetto chiunque ricostruisce la città di Gerico. E il mondo che è intorno a noi è fatto di tante persone che si stanno allontanando da Gerusalemme e stanno andando verso Gerico. Sono persone che si stanno sempre più allontanando da Dio, e proprio perché si stanno avvicinando verso Gerico sono presi dal male, sono presi dalla cattiveria, sono vinti dal peccato, e agiscono delle volte in un modo così cattivo che rimaniamo quasi perplessi, perché non riusciamo a capire come siano possibili certe cose. Ed è anche vero questo, perché la cattiveria umana oggi è arrivata a dei livelli che fa veramente paura. Ma proprio verso queste persone che stanno scendendo, che si stanno allontanando da Dio, noi come cristiani siamo chiamati a mostrare dei sentimenti di amore, di compassione e di misericordia. Questa strada che porta da Gerusalemme verso Gerico è una strada in discesa, e gli uomini per questo la percorrono, perché è una strada facile da percorrere, è una strada che sembra essere addirittura piacevole, e non è percorsa soltanto da persone normali. Delle volte, ai noi, e qui dobbiamo farci una domanda, è percorsa anche da sacerdoti e da leviti, è percorsa anche da cristiani, anche da parte nostra. Perché anche noi delle volte, anziché rimanere a Gerusalemme nel Tempio, anziché coltivare la comunione con Dio e praticare la parola di Dio, preferiamo scendere verso Gerico. Ma dobbiamo stare attenti, cari. Dobbiamo stare attenti perché questa strada è una strada dove ci sono dei ladroni, dei briganti, dove anche noi possiamo essere feriti e feriti a morte. Perché è vero che apparentemente vivere lontano da Dio può sembrare una cosa piacevole e gradevole, e può sembrare quasi un bene per la vita nostra. Ma poi attenzione, perché quando si cade feriti, quando si viene vinti dalla malvagità di questo mondo, la situazione diventa triste. Ma grazie a Dio, troverai sempre sulla tua strada qualcuno che ti verrà e ti aiuterà. Perché ancora oggi il Signore ha su questa terra dei suoi fedeli servitori che sanno amare il prossimo suo come te stesso. E se stasera ti stai trovando su quella strada che da Gerusalemme porta verso Gerico, sappi che il Signore ti sta venendo incontro, perché Lui vuole che la tua vita possa essere una vita che ti porta verso l'alto e non verso il basso. Se questa sera ti senti ferita o ferito nell'anima, e forse la tua vita si sta piano piano sta perdendo la tua vita di forza, sappi che stasera c'è il Signore qui presente che vuole lasciare le tue ferite e vuole mettere dell'olio sulle ferite stesse, sulle piaghe che si sono formate, affinché l'anima tua possa trovare sollievo e guarigione. Era un samaritano questo, un uomo che avrebbe dovuto più di tutti quanti gli altri girarsi dall'altra parte, ma un uomo che, nonostante non appartenesse al popolo del Signore, evidentemente mostra dei sentimenti che non c'erano in mezzo al popolo giudeo. E anche questo ci deve far riflettere, cari. Ci deve far riflettere quando le persone del mondo, è un modo di dire, capitemi bene in quello che sto dicendo, sono più cristiane di noi. Manifestano, cioè, dei sentimenti, degli atteggiamenti, degli interessi che ci fanno diventare rossi. Noi dobbiamo essere un popolo, il popolo di Dio, che ha a cuore l'uomo e che si prende cura dei propri simili. Purtroppo, a nostra vergogna, delle volte ci sono persone che cristiane non sono, che sono spesso soltanto dei religiosi, persone che anzi addirittura negano Dio, che sono più interessate di noi a quello che avviene alle persone intorno a noi. Questo ci deve far riflettere, cari, e non è un'accusa verso di voi, è un qualcosa che voglio condividere con voi e che tocca il mio cuore innanzitutto, ma che ci deve spingere a considerare qual è la nostra condizione davanti al Signore. Perché quello che Dio vuole è che noi amiamo Lui, certo, ma che amiamo il prossimo nostro come noi stessi. Perché intorno a noi di persone ferite che hanno bisogno di Dio, di persone che si trovano nelle difficoltà, di persone che, come quell'uomo, sono cadute a causa del male che gli è stato fatto, ce ne sono tanti. E se non li aiutiamo noi che siamo cristiani, chi li può aiutare? Chi gli può portare una parola di speranza? Chi gli può stendere una mano? Chi gli può additare la via di Cristo, della croce, della guarigione e della liberazione?
Solo il popolo di Dio lo può fare e lo deve fare. E Dio ci guardi dal tirarci indietro da questa responsabilità che noi abbiamo. Perché se il Signore ci ha salvati, Egli ci ha chiamati ad amare Lui e ad amare il prossimo nostro come noi stessi. E se non ci ha ancora salvati, stasera è venuto il giorno, la sera, in cui possiamo donare la nostra vita a Dio e permettere al Signore di servirsi di noi affinché le sue creature che sono in questo paese, che incontriamo sui nostri posti di lavoro, possano finalmente avere un incontro con un buon samaritano, con qualcuno che li guarda, che li vede per quello che sono, persone bisognose, e che si mette a prendersi cura di loro, esattamente come fece questo uomo. Infatti abbiamo letto che questo uomo, nell'incontrarlo, lo vide, ne ebbe pietà e si avvicinò. Lo vide, ne ebbe pietà e si avvicinò. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di vedere, e per vedere abbiamo bisogno che gli occhi nostri siano aperti. Sapete, c'è un passo, lo so che lo sapete, alla chiesa di Laodicea, quando il Signore gli dice: tu pensi di essere tutto a posto, ma io tra le tante cose ti consiglio di comprarti del collirio affinché tu ci possa vedere bene. E io credo che ancora oggi noi abbiamo bisogno di collirio per poter vedere bene e per guardare non più con gli occhi della carne, ma con gli occhi di Dio e avere la visione di Dio. Perché è importante che mettiamo da parte tutte le nostre convinzioni per dare spazio a ciò che la Scrittura insegna e guardare al mondo che ci circonda come Gesù Cristo avrebbe fatto ancora oggi. Lo vide. Il problema è che noi tante volte non vediamo. Non vediamo perché siamo assorti dai nostri problemi, dai nostri pensieri. Siamo presi dalle nostre difficoltà e pensiamo che tutto sia, tutta la nostra vita sia un grande problema. E invece non è così, caro. Perché innanzitutto, se abbiamo creduto, abbiamo il Signore. E quindi abbiamo una marcia in più rispetto a chi non crede. E poi perché intorno a noi, veramente intorno a noi, ci sono persone che soffrono in un modo indicibile e stanno aspettando un buon samaritano. Qualcuno che li vede, che ne ha pietà e che si avvicina a loro. Allora, li vide, lo vide, ne ebbe pietà. Oggi è qualcosa che si è perso, questo senso di misericordia, di compassione. Ognuno rincorre i suoi guai, come avrebbe detto qualcuno. Ognuno rincorre le sue preoccupazioni. E quando si parla di problemi, subito si dice: oh, io ho più problemi di tutti quanti gli altri. Se tu avessi i miei problemi, sicuramente non saresti qui a parlare. È vero, fratello e sorella. Ma questo non ci deve rendere con un cuore duro e insensibile. È vero che abbiamo dei problemi. Ma non per questo possiamo rimanere indifferenti dinanzi ai problemi degli altri. Non possiamo, diceva nel Deuteronomio, quando vediamo l'asino del nostro prossimo che è caduto in un fosso, fare finta di non averlo visto. Non possiamo. Non possiamo fare quello che fece il Levita e lo scriba che passò dall'altra parte. Non possiamo farlo. Perché se lo facciamo, vuol dire che o la grazia di Dio non è mai entrata nella nostra vita, oppure quel fuoco che era stato acceso dal Signore al momento della salvezza si sta affievolendo ed è diventato un lucignolo fumante. Ma c'è una buona notizia: il Signore non spegne il lucignolo fumante, ma Egli lo vuole soffiare sopra quel lucignolo affinché possa tornare ad ardere ed essere un fuoco vivo. Lo vide, ne ebbe pietà e gli si avvicinò. Dobbiamo avvicinarci a questo mondo. Dobbiamo avvicinarci non per imitarlo, non per essere conformi, ma per, con la nostra vita, testimoniare di come il Signore ci ha trasformati e ci ha resi delle nuove creature. E quando è necessario dobbiamo essere pronti a sporcarci le mani, come fece Pietro quando vide lo zoppo alla porta del Tempio, che si piegò, prese la sua mano e lo tirò su. Forse quell'uomo, che era un povero, non aveva delle mani pulite. Probabilmente non era nella condizione migliore, le strade di allora erano polverose e stando lì vicino al tempio dove tutti passavano, tanta polvere aveva ricoperto il suo corpo. E se fosse stato schizzinoso, Pietro non l'avrebbe mai toccato, ma Pietro non era schizzinoso. Pietro sapeva per cosa era stato mandato. E quando vide quell'uomo nella difficoltà, lo vide, ne ebbe pietà, gli si avvicinò, stese la mano e lo tirò su. E fece questo perché il suo maestro gliel'aveva insegnato, cioè Gesù.
Ed egli nel fare quello che fece quel giorno non fece altro che imitare il Cristo che gli aveva insegnato per 3 anni. Che essere figli di Dio significa innanzitutto e soprattutto avere interesse per quello che gli altri stanno soffrendo. Lo vide, ne ebbe compassione, ne ebbe pietà e si avvicinò e lo aiutò affinché si potesse rialzare, potesse essere curato e potesse tornare ad essere una persona sana. Noi non possiamo curare nessuno, e infatti questo samaritano venne affidato a un oste. Però possiamo mostrare colui che è il dottore dei dottori, possiamo mostrare colui che guarisce il corpo, ma soprattutto guarisce l'anima e lo spirito. Possiamo indirizzare, in altre parole, le persone verso Gesù. Se c'è un nome che le persone oggi sentono poco, è proprio quello di Gesù. Ci sono tanti nomi che vengono celebrati in questi giorni, come diceva anche il fratello, qui viene celebrato un certo nome, tra qualche giorno in un paese qua vicino ne verrà celebrato un altro, e in questo periodo estivo tanti nomi saranno celebrati. Ma difficilmente si sentirà il nome di Gesù. Bisognerà aspettare forse il 25 dicembre per sentirlo nuovamente nominare. Ecco, noi che siamo cristiani, proprio in questo tempo, in questo periodo, dobbiamo parlare di Gesù. Mentre tutti gli altri fanno silenzio intorno a lui e aspettano che arrivi una data particolare, ma non per celebrare lui, ma più che altro per vivere un momento di commercio e di sollazzo, noi vogliamo con tutto il cuore dire al mondo che ci circonda: c'è Gesù che ti può guarire, c'è Gesù che ti può aiutare. E io sono venuto qui nel suo nome per essere qualcuno che, dopo averti visto e dopo aver avuto compassione, si avvicina a te per rialzarti e per darti un'occasione di poter andare a Cristo. Questo samaritano lo portò, come abbiamo detto, dentro una locanda, e nel dare dei soldi al locandiere gli disse: tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. E poi, dopo aver detto quali di questi 3 ti sembra essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni, il dottore della legge disse: colui che usò misericordia, e Gesù gli disse: va e fa anche tu la stessa cosa. E noi vogliamo ringraziare Dio perché ci dà l'onore di poter fare anche noi la stessa cosa. Sapete che servire Dio è un grande onore, un grande privilegio. Fare del bene al prossimo è la cosa più bella che si possa fare, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quando facciamo del bene, non soltanto noi stiamo aiutando qualcuno, ma stiamo aiutando innanzitutto noi stessi e stiamo onorando il nome di Gesù. Noi non crediamo in un Evangelo sociale, ma crediamo in un Evangelo che è fatto anche di opere buone che Dio ha preparato affinché le prendiamo. E crediamo che ancora oggi, in un mondo che è così religioso, ma che spesso è disinteressato ai bisogni degli altri, noi dobbiamo essere quella luce, quel sale che dimostra che il cristianesimo non è solo una religione, ma è vita pratica. E nel fare questo il Signore accompagnerà la nostra vita con i segni, con i prodigi, con i miracoli. Quando Paolo incontrò Pietro, Pietro gli disse che doveva, o meglio, Pietro e Paolo decisero, sotto la guida dello Spirito Santo, di dividere un po' le loro missioni. Pietro fu mandato ai Giudei e Paolo ai Gentili. E dice Paolo che Pietro gli raccomandò di non dimenticarsi dei poveri. Ed è quello, scriverà Paolo, che non abbiamo fatto. E intorno a noi ci sono tante persone che vivono nella povertà e nella miseria, non solo spirituale, ma anche materiale. E anche qui dobbiamo avere degli occhi per vedere, dobbiamo avere compassione e dobbiamo essere pronti, quando è necessario, ad avvicinarci e a stendere la nostra mano per poterli aiutare. E che il Signore ci aiuti. Perché in un mondo così egoista anche noi potremmo cadere nella tentazione di vivere in modo egocentrico la nostra esistenza. Ma non possiamo dimenticarci delle parole di Gesù e non possiamo dimenticarci dell'esempio che Lui ci ha dato. Lui che era ricco, Lui che viveva nella gloria, si è fatto povero e umile per poter venire incontro a noi. E noi stasera vogliamo chiedergli: Signore, aiutaci a fare anche noi lo stesso. Chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo il nostro capo, adoriamo il Signore. Adoriamo.